oggi facciamo la arveja con la lubia. Usiamo questi ingredienti. Mettiamo a bagno la sera prima i fagioli, rilassiamo fino all'indomani mattina. Della carne, che possa essere o uno spezzatino, noi useremo un osso buco, ma si può usare anche del pollo. Poi un gambo di sedano, 5-6 spicchi d'aglio, 3 quarti di bicchiere di olio, un bicchiere di fagioli, una cipolla, qui l'abbiamo già sbucciata, un po' di prezzemolo e anche 2 rape, sale e pepe. Poi c'è chi ci aggiunge la cusbara o la curcuma, che noi non mettiamo perché hanno un gusto particolare. Ed iniziamo. Ora scogliamo, domani mattina abbiamo questi fagioli già belli bagnati, li sciacquiamo. Nella pentola vado a mettere l'olio, 3 quarti di bicchiere, la carne, tutti i miei pezzi di carne, gli spicchi di aglio, i fagioli, il prezzemolo e le rape vanno messe alla fine dopo che la carne è quasi cotta. Posso invece mettere da subito mezzo cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di pepe nero, via il gambo, e questo è già pronto per essere messo a fine cottura, che serve anche come decoro, quindi non deve essere tagliato molto grande. Questo lo lasciamo da una parte per fine cottura. Poi la cipolla. La cipolla l'abbiamo messa, il gambo di sedano, ecco, pezzetti un pochino grandi che si vedano, non troppo minuscoli. Ecco, copro con dell'acqua. Bene, perché ci vuole molta cottura, e si lascia sul fuoco. Queste sono le rape, le consideriamo la base, e tagliamo in pezzi non molto piccoli, che si vedano. Così. Passata già un'ora di cottura, io aggiungo le rape. Da quando ho aggiunto le rape sono passati un quarto d'ora, 20 minuti, e aggiungo anche il prezzemolo che rimane anche sopra per l'ornamento. Assaggiamo la arveja bellubia! Tanto devo dire per forza che è buona, sennò papà mi elimina dal video. No. Sto scherzando! Speciale papà, buonissima, no però veramente. Ma un bocconcino di peperoncino accanto alla arveja. Prendi. Mangia. Buonissimo. Peperoncino, olive. Buono anche per colazione. E se sei a dieta, con un po' di roschette? Se sei a dieta, mangia dell'insalata.